Presidente, il pioppo italiano, il pannello compensato di pioppo, è uno degli elementi strutturali più interessanti e anche più belli che il nostro paese produce. Voi avete scelto la vetrina di MadExpo per presentare un'installazione che vuole proprio valorizzare questi aspetti. Potrebbe spiegarci quali sono le motivazioni che vi hanno spinto a realizzare questa iniziativa? Sì, non è solamente una esposizione o un movimento legato al MADE, questo progetto Mona Lisa, ma è un progetto molto più a lungo termine che ha visto la Federlegno coordinare gli interessi dei produttori di compensato, ma per effettuare una grande operazione di rilancio a livello internazionale del compensato di pioppo italiano, che ha un grandissimo appeal e che stiamo scoprendo avere un grandissimo appeal a livello internazionale, soprattutto nel mondo dell'architettura di grande qualità. Per cui è uno stand Mona Lisa che richiama evidentemente il fatto che anche questa grande opera italiana fosse realizzata sul compensato di pioppo, ma è un riscoprire, un dare onore alla tradizione italiana della pioppicultura. È un creare un marchio 100% pioppo italiano per indicare la direzione della tracciabilità e dell'onestà produttiva di questo prodotto italiano, ed è un progetto che finalmente mette assieme i produttori italiani di compensato in un progetto che probabilmente da soli non avrebbero potuto realizzare, e dove il valore aggiunto nasce proprio dal fatto che in federazione siamo riusciti a fare quello che da solo le aziende non riescono a fare, a realizzare perciò un progetto più grande di ogni singola azienda, un progetto che conseguentemente dà valore aggiunto alla loro produzione. Prossimi passi quali saranno quindi? Ma i prossimi passi sono senz'altro quello di diffondere l'uso del marchio 100% Poplar Made in Italy da un lato, in maniera da rendere riconoscibile questo valore ai media, e in secondo luogo quello di rendere questo progetto Mona Lisa presente in più ambiti. Tra le varie aspettative che noi abbiamo è proprio quella anche di portarlo a Bruxelles. Il Parlamento europeo un giorno all'anno lo dedica al legno e noi vorremmo pensare che a Bruxelles ci sia l'opportunità di rendere visibile e conosciuta questa parte d'Italia della quale siamo molto onorati per il lavoro che realizzano.